andiamo con l'appello dall'inizio alle 10 all'odierna seduta del Consiglio Comunale. Di Martino, presente. Bozzaope. Manzo, presente. Esposito, presente. Di Simone. Ruggero. De Gregorio, presente. Falco, presente. Lembo, presente. Marzina. Di Meglio. Ciuccio, presente. Prima di dare inizio alla odierna seduta, passo la parola al sindaco per un momento di raccoglimento. E non possiamo non ricordare in questa sede due persone che sono scomparse recentemente. Pasqualino Salzano, grande imprenditore carrese e soprattutto un componente di un attivo politico del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale degli anni passati. Ha lasciato impronta indimenticabile e anche dopo la sua uscita dall'attività, dalla partecipazione attiva ai lavori dell'amministrazione, è sempre stato presente con consigli spassionati, con simpatia, con tutto per la voglia di dare il contributo al paese che lo ha sempre conosciuto. Quindi non potevamo fare a meno di ricordare oggi la sua figura. Ed ancora dobbiamo ricordare la figura di Mario Ruggero, il Mario giardiniere che in tanti anni di attività comunicabile ha lasciato un ricordo indelebile in tante zone del nostro territorio. È quello che ha curato i giardini di Augusto, dando lustro agli stessi giardini e soprattutto diffondendo una grandissima passione per quella zona che è sempre stata l'orgoglio di tanti, per tanti amministratori e soprattutto lasciando un segno indelebile e ingaggerabile da parte di quelli che frequentavano i giardini. Quindi questa è l'occasione per ricordare queste due grandi figure che hanno dato grande partecipazione al Comune e grande lustro al Comune. Quindi vi ringrazio e soprattutto e poi non possiamo dimenticare anche la figura di Valentina Coppola, anche lei grande imprenditrice in una zona di particolare importanza per il nostro territorio. La sua struttura si affacciava sui giardini d'Augusto, sui viaggi, su tutta la Paglia Marina Piccola ed è un altro punto d'orgoglio per il nostro territorio, per le nostre attività ricettive, per l'associazione di quella che per il turismo hanno dato veramente tanto al nostro paese. La parola al consigliere Lembo. Logicamente il gruppo di Avanti Gardi si associa alle parole del sindaco. Volevo aggiungere alcuni ricordi bellissimi per quanto riguarda la figura di Pasqualino Salzano, assessore al comunicato, e voglio ricordare in particolare la sua capacità di guardare molto avanti, tanto è vero che se oggi accade circa una delle linee elettrici, dobbiamo la sua intuizione dell'epoca, perché se vi ricordate, non vi ricordate, forse il sindaco si ricorda della sua giovane età, che praticamente. La giovane età che praticamente prima del trasporto viene fatto con i barrettini, con le ruote di ferro, mentre poi con questa intuizione in realtà è stato capace di dare un cambiamento ecologico, anzi in maniera disegnata, a quelli che sono oggi le politiche ambientali per quanto riguarda il trasporto. Ma ci sono anche altre cose che si dovrebbero ricordare, comunque lui è un assessore del Consiglio di Comunità che comunque ha lasciato un ricordo nella nostra cittadinanza. Volevo anche ricordare la figura di Mario Ruggero. Mario Ruggero appartiene a quella classe dei vecchi giardinieri del comunicato, per cui anche il famoso Augusto, che in realtà era il principe del giardino giù del Parco Augusto. E in realtà uno dei suoi grandi meriti è che in realtà quando le piante non si compravano perché non c'era possibilità di comprarle, lui aveva questo famoso agrario giù nel giardino del Priore, giù alla Cestosa, e in realtà le piante che si facevano erano tanta pazienza con tutti i giardini dell'epoca, quindi in realtà era anche un grande risparmio del comune. Io sono stato con lui all'inizio assessore ai giardini, è una persona molto 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 per me, molto precisa, molto puntuale, teneva a volte anche molto rigida nei comportamenti perché era situato in una certa maniera.
delle partite della Certosa, sia quella partita del Giardini che ancora esiste sotto, diciamo, sotto. Quindi una persona che era un grande amante di critica, ma d'accordo a partire da una famiglia di grandi giardini. Ci associamo logicamente anche alle parole per la professoressa, la maestra, la professoressa Valentina, diciamo, Coppola, che praticamente diciamo, è stata moglie anche del professore Coppola, Matteo Coppola, e comunque è stata una predicatrice che insomma ha portato avanti un comunicato, e cioè, Vita Coppola è stata, diciamo, sicuramente uno dei posti più amiti per quanto riguarda i nostri turisti. Quindi ci associamo alle parole del professore. Su questa cosa, Presidente, non è il numero, il numero, soprattutto quella sostanza.
sia un consiglio comunale molto importante, con 18 punti all'ordine del giorno, soprattutto con queste materie, effettivamente insomma, è da, da concordare, perché poi effettivamente siamo a fine consiglio a tutti, insomma, diciamo, dobbiamo fare tutti i buoni e bravi, poi magari non più fate i corsi, fai ricorso a caro, fai ricorso a prefetto, poi in effetti su questa sede di consiglio comunale, così come convocare, con questi argomenti all'ordine del giorno effettivamente non potevano tenersi conto anche delle esigenze dei consigli di minoranza. Non è che noi abbiamo visto, voi ci avete dato tre date, noi abbiamo detto no, voi ci avete dato una data e non andava, abbiamo detto facciamo i pomeriggio, facciamo i lunedì, facciamo la domenica. In effetti è rimasto soltanto venerdì e basta. Quindi ripeto, non è il fatto di quante volte è stata fatta questa cosa, ma soprattutto probabilmente abbiamo detto, io ho preso la parola perché volevo dare una raccomandazione a questo, in questo consiglio comunale, che è un'occasione diciamo, pubblica, per una raccomandazione all'assessorato dei servizi sociali. E dal mese di novembre mi sono state fatte le domande per decine di contributi di meno ambienti e per il contributo di FIT che ci inventavamo noi nella vecchia amministrazione, anche per le giovani coppie, e prendere questi contributi al mese di novembre, oggi siamo ad aprile e non sono stati nemmeno ancora erogati, non sono stati nemmeno ancora diciamo, stabiliti. C'è cioè, uscito sul sito ancora stamattina, non c'è cioè, uscito sul sito la notizia di questi contributi. Purtroppo la povera gente comunque sta diciamo, in difficoltà, perché noi nel regolamento, che è regolamento fatto diciamo, da voi e approvato anche da voi unanimamente, avevamo stabilito due date per ricevere questi contributi ordinari ed erano novembre, in presentazione di novembre e marzo, aprile, eccetera. Sì, perfetto, l'assessore mi ha anticipato e aveva una logica, cioè di dare diciamo, un contributo per Natale e uno per Pasqua. Adesso che viene Pasqua spero che riusciate a dare, non è così, adesso che viene Pasqua spero che forse riusciate a dare quella di Natale, poi quella di Pasqua chissà quando lo darete, perché non è uscito il bando, quindi da mo' a fare il bando, poi a fare le domande. Se sarà la fine forse Don Ferragosto, c'è gente che comunque ne ha bisogno, quindi questa è la raccomandazione, se si può accelerare, lo dico all'assessore che parla al presidente, chiaramente la presidenza però mi lo dico all'assessore dei servizi sociali. Posso senz'altro assicurare che la mia attenzione è stata continua e molto attenta, però mi si sono, diciamo, ci sono state dei frangenti per cui gli uffici non sono andati avanti, il cambio della banca, mi sono state trovate molte giustificazioni per questo. Certamente non era nella mia intenzione bloccare un contributo del genere, forse la mia sensibilità verso questo argomento è superflua da sottolineare, però è pur vero che è così. Non mi voglio giustificare, non voglio dire niente, voglio soltanto dire una realtà oggettiva. Assolutamente non credo che ci sia un'intenzione, ci mancherebbe altro. Cioè non è che mia non accusa a te, ci mancherebbe altro, quindi intenzionalmente fatto una cosa del genere. Non ha nemmeno avuto motivo. No, ma il problema è che comunque resta, mi fa piacere che tu non ti giustifichi, perché effettivamente no, che poi diciamo che è colpa degli uffici, che gli uffici non hanno risposto eccetera, però io in questo consiglio comunale devo parlare con l'assessore. Grazie. Possiamo quindi procedere al primo punto all'ordine del giorno con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se non ci sono interventi possiamo procedere alla votazione. La parola al consigliere Lingo. Ho visto una mano di assicurazioni, sì. Tutti favori.
quanto concerne interrogazioni e mozioni, credo che si possa passare al terzo punto all'ordine del giorno, concernente banca, capi servizi, SRL anno 2019. Esame ed approvazione. La parola al sindaco. Allora, elemento è dato preliminare a tutto quello che verrà dopo e anche l'approvazione del piano di gestione della carta di servizi per l'anno 2019. Il piano penso abbiate avuto possibilità di leggerlo, praticamente farà proiezione di quelle che sono le attività che la carta di servizi intende svolgere, come riesce a organizzare il servizio, quali sono le procedure che dovranno avere in esecuzione, quali sono gli investimenti, soprattutto l'organizzazione dell'intero servizio. Avrete forse notato che anche sull'organico è stata fatta una programmazione un pochino diversa, perché le esigenze della società presuppongono comunque che l'organico debba essere obiettivamente adeguato a quelle che sono le esigenze operative della società. Già c'è il posto vacante di un dirigente amministrativo e la carriera intende procedere in tal senso per dare una migliore organizzazione a tutta la società, perché oggi tutto fa capo sul personale attualmente in organico e anche sugli amministratori della Capi Servizi, ma si è ritenuto indispensabile dare un'ulteriore qualità di organizzazione, di managerialità alla Capi Servizi, per cui è stata prevista confermato che è prevista l'inserimento di una direzione generale all'interno della società. Naturalmente la raccolta differenziata ha subito sicuramente un incremento di svolto, oggi siamo intorno al 60% di raccolta differenziata grazie all'organizzazione che la società si è data. Si è dotato di nuove apparecchiature, di nuovi mezzi, sta cercando di adeguare anche sia il personale, di formare il personale, sia adeguare il parco automezzi, il parco delle attrezzature che ha in dotazione con miglioramenti e con scelte tecnologiche diverse. Abbiamo visto i cassonetti ad energia solare messa a Marina Grande per non ingombrare durante il corso della giornata le zone di Marina Grande che sono particolarmente affollate. Abbiamo visto l'utilizzo di alcuni locali che hanno salvaguardato delle zone di particolare importanza del territorio, tipo quella di Santa Teresa. Sono in animo e sono già programmate anche altri interventi, anche per migliorazioni in altre zone dove potrebbero svolgere questo servizio. È stato esteso il servizio di porta a porta, di rapporto di porta a porta nella zona del centro per eliminare punti di conferimento che effettivamente si presentavano indecorosi e degradati, e questo nel programma 2019 è previsto un'ulteriore integrazione di queste zone e di questo tipo di rapporto. Il conto economico allegato riguarda le spese che la società dovrà sostenere e che sono state naturalmente accettate e condivise dall'amministrazione, per cui porto in approvazione il patto per la carta servizi per l'anno di 2019. La parola al consigliere Ciuccia. Sì, grazie. Quindi vorremmo capire di che cosa si tratta, questa è la prima domanda.
che deve fare tra i servizi, quali sono i suoi compiti, che cosa deve fare il comune e che cosa deve fare tra i servizi, altrimenti quella tra i servizi non avrebbe più senso. Poi ci sono ulteriori altre osservazioni che mi servo di fare negli argomenti successivi, quando si andrà a parlare di tassa, di tagli, chiaramente è collegata direttamente a questo argomento. Quindi vediamo un aumento dei costi per quanto riguarda la differenziata, secondo noi siamo ancora abbastanza indietro, nonostante i problemi. Auspichiamo che nel corso dell'anno 2019 venga raggiunto effettivamente quei risultati che sono sono quantomeno paragonabili ad altri comuni virtuosi in questo settore. Grazie. La parola al sindaco. Allora, per quanto riguarda l'integrazione del servizio di verde pubblico, la manutenzione del verde pubblico, eccetera, bisogna ricordare che sono state negli ultimi addirittura mesi estesi servizi e verranno estesi e confermati per l'anno in corso, servizi di manutenzione di tre zone particolarmente importanti. Ricordiamo Parco Starita, ricordiamo Villa Isis e ricordiamo soprattutto la zona di Giardini Augusto, a monte di Giardini Augusto, quella dei Leoni. C'è anche un programma di interventi sulla piantumazione lungo altre aree e strade pubbliche. Si saranno notati sicuramente gli interventi che sono stati fatti lungo alcune strade della zona di Dragara, per cui praticamente il servizio dedicarsi al verde pubblico ha avuto certamente un incremento. Un incremento di qualità e di ristrutturazione e qualificazione che dovrà essere mantenuto e tenuto tale. Non possiamo abbandonare quelle aree recuperate e qualificate anche con, con la partecipazione dei volontari, eccetera, ad un abbandono oppure a una mancata manutenzione, perché significherebbe perdere praticamente tutto lo sforzo che si è fatto per andare a recuperare queste zone. Viene previsto un aumento
se non è collegato a un disciplinare di affidamento dove si dice quanto tempo gli operatori del comune devono starci, quando la portano a fare l'interno, se devono spaziare via la città a pulire il viale o devono pulire, diciamo, i giardini. Cioè, questo è il problema, cioè è una buttata così, una pressione di un bar, senza però riscontri. Dal punto di vista una bella relazione del dirigente, dell'amministratore, che fa una bella, diciamo, cosa di fare questo, ma mettendo delle cifre, noi approviamo il consiglio comunale delle cifre, le posizioniamo in bilancio, ma non c'è nessun riscontro se effettivamente queste cifre corrispondono a un dato reale. Quando diciamo sono previste, quando diciamo, il problema è che purtroppo questa benedetta capi servizi, giusto? Quindi, quando vi faccio un esempio, che cosa è? Quando viene ferito, perché verranno piantumate anche lungo le strade, cosa eccetera, eccetera, giusto? Ci si dimentica di dire che molti alberi sono stati piantumati sul bilancio comunale. La questione delle zone, delle zone che citava il sindaco, è una questione che riguarda esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, che prescinde da quelli che sono gli interventi che vengono fatti gli volontari per quanto riguarda gli esterni di Villalisis e non solo. Ricordo che Villalisis sono all'esterno dell'immobile di Villalisis, sempre la zona di Villalisis, compreso quello che poi è stato individuato come il parco alla Glorietti, intitolato Parco alla Glorietti, ma che comunque riguarda le zone esterne di Villalisis. Su cui si è intervenuto i volontari per una parte attraverso gli interventi di qualificazione del comune dall'altra. Stessa cosa per quanto riguarda il parco Astarite, e sono stati oggetti di interventi di straordinaria manutenzione. Queste zone, e io ritengo che il problema che pone riguarda le modalità di affidamento del servizio ad un'impresa in zone che di fatto corrispondono a tutte le altre zone con le non solo la categoria. Allora, gentilmente, abbiamo difficoltà di registrazione, se puoi parlare vicino al microfono. Quello che noi lamentiamo, giusto, è come al solito che sta capi servizi, mette tutta una serie di cose dentro, giusto, aumentando i costi, e poi diciamo costi che molto spesso poi ci ritroviamo sul bilancio comunale. Voglio fare un esempio. Nel PAP 2019 si parla di interventi di manutenzione sulla zona esterna, questa e quell'altra, giusto, no? A carico della capi servizi. Benissimo. E come mai l'impianto di regolazione dell'isola ecologica è stato rifilato un'altra volta alla fine del 2018 sul bilancio comunale per una spesa quasi di 40.000 euro quando doveva andare a carico della capi servizi? Il problema qual è? Che ci sono una serie di escamotaggi che per tenere questa società in equilibrio si scarica sul bilancio comunale a seconda delle varie esigenze. Ti voglio fare un esempio che riguarda il comune Ciano, di sicuro altra volta, ha utilizzato dei fondi per interventi di piantumazione di quello che spettava la capi servizi. Domani, perché l'ha fatto il comune col bilancio comunale? E non ha fatto invece la casa di bilancio, perché se ne fa la casa di servizi non ci sono più il bilancio. Questo è il problema, diciamo, di fondo. E tutto ciò, questi carichi più sulla casa di servizi, giusto, no? Io ho forti dubbi che poi porta a aumentare la qualità complessiva, diciamo, del servizio, che comunque lascia delle cose, cioè fermo restando poi di vedere tutte le modalità che controllano anche da parte del comune, e questo sarà anche poi divertente vedere prima o poi come sono fatte le cose. Se fosse caricato il bilancio comunale, sarebbe una perdita sul bilancio del Antonino, devo darti la parola se non mi dice. No, non è che un milione di esseri. La parola al consigliere, in questo non quasi difficoltà di scusami. Non è una questione di migliore servizio. Se la capi servizi è dedicata al verde, giusto? E quando vuole mettere piante, perché non le mette sempre?
perché in alcuni casi anche abbastanza, non si è chiamata la capi servizi per fare questo servizio, che se è stato un bilancio che il bilancio si chiama privati e comunque lo fa direttamente e si sostituisce la capi servizi. Questi sono discorsi che lasciano perplessi, perché sono modalità estremamente, noi abbiamo affidato i servizi, tutto ciò che riguarda il potere siamo affidati ai servizi. Non è che il comune può per le piantumazioni affidare i servizi quando che giustamente evidentemente. Poi in altri casi, giustificando l'urgenza, la nostra anche più una pianta, l'urgenza, due piani, ma non per quello che si fa in giro, in quel caso interviene il comune direttamente alla selezione, sì, ma perché non chiedere la servizio per vedere se poi all'interno in termini economici se ne è stato più vantaggioso. Scusate, questo io la trovo, per me la trovo una grossa disfunzione. Però poi vedremo i costi successivamente. La parola al sindaco. Ma noi penso che si noterà anche dalla lettura del bilancio che ci sono degli interventi di arredo urbano, di riqualificazione verde che sono ascritti al bilancio comunale e non alla capi servizi. E nell'ambito del parco degli interventi della capi servizi si contiene l'intervento della capi servizi all'interno di certe strutture. Quando il comune intende dare una riqualificazione all'altra zona, è chiaro che la capi servizi non può, con quello che è la disponibilità economica che è stata concessa in altre ma non gliela puoi dare in questo opera. Ma che c'entra? Non ti voglio interrompere, tu in corso d'opera chiedi un preventivo alla capi servizio, ma chiedi al privato che dura poi smetti le piante, perché? No, ma sono due aspetti diversi. Poi per quanto riguarda le procedure, le modalità, tu lo sai, anzi devo dire che il controllo analogo negli ultimi periodi si è anche intensificato, eccetera, ci sono stati vari incontri e varie possibilità di confronto con gli uffici preposti, tra la società e l'ufficio competente, eccetera, quindi insomma anche su questo ci teniamo abbastanza tranquilli, che il controllo avviene anche con una certa periodicità e frequenza. Siamo felici di questo, se è così. La parola al consigliere. Dunque, no, io volevo precisare soltanto una cosa per meglio chiarire il concetto espresso dal mio capogruppo. Siccome lui parlava di erogare i servizi, poi doveva fare questa manutenzione al Parco Augusto, cioè Giardini Augusto, a Villa Lisis, eccetera, in effetti si voleva dire, come penso che, in effetti, come ha detto, l'intenzione è chiarire meglio e precisare che in effetti qua non siamo di fronte a un incarico, mentre per quanto riguarda l'aspetto generale inizialmente fu fatto un contratto di servizi tra comune e la capi servizi. Tu devi fare questa cosa qua, queste sono le strade e rivediamo, preso un attimo la pratica, vediamo allegato tutto il mansionario della data di servizi allegato al progetto eccetera, mentre il mansionario delle strade, a che ora si spazza, queste cose qua ci sta. Per quanto riguarda questi aspetti Villa Lisis, Parco Augusto, Giardino Augusto e cose, non ci sta, non esiste un documento alla base. Allora chi lo decide? Dove si decide questa cosa? Nelle camerette, così tra di voi, tra di loro, non sappiamo chi, non dico da più, da di loro. Vorremmo anche essere messi a conoscenza come consiglieri comunali. L'affidamento di nuovi servizi va integrato, eccetera. Poi la cosa nuova, perché in effetti invece questa è una cosa nuova rispetto a quanto è stato detto, io leggo qua, questa è una cosa che potrebbe anche sembrare un tantino grave, e cioè che dici che la capi servizi, questa nella relazione al PAC, la capi servizi continuerà anche nel 2019 l'affidamento a ditte specializzate in quei servizi che non si è in grado di svolgere con proprio personale. Allora, io mi domando, ma almeno scusate un attimo, noi affidiamo alla capi servizi, e già dobbiamo fare un contratto di affidamento alla capi servizi, ma perché affidiamo? Perché riteniamo che la capi servizi sia in grado di fare questo servizio. Invece no, la capi servizi che cosa fa? A sua volta poi dice no, voi mi avete dato questo servizio, io lo affido a terzi. Allora innanzitutto questo non sarebbe comunque una forma di aiutare da parte queste cose qua, eccetera.
eccetera? Domanda. Poi, questa è la prima domanda dal punto di vista di costi, legittimità degli atti, eccetera. Seconda domanda, ma non sarebbe più conveniente non fare questo passaggio dalla, questo passaggio andare direttamente alla ditta, cioè incaricare anziché la capi servizi, siccome la capi servizi non ha il personale che mi chiama qua, allora anziché la capi servizi fare una gara e caricare direttamente una terza ditta, insomma, queste sono le due domande importanti che mi sembra diciamo possano essere prese in considerazione soprattutto per la gravità delle due affermazioni che sto facendo, uno in ordine alla legittimità degli atti, l'altra proprio in ordine all'economicità e quindi per gli eventuali danni erariali che però Marino chiede una cosa un attimo solo un siamo sicuri che è legittimo che ci sta questa cosa qua, quindi si potrebbe intravedere una illusione di gare d'appalto eccetera eccetera. Seconda domanda, non è, sarebbe più economico quindi affidarlo direttamente alle ditte e quindi non fare un ulteriore passaggio, cioè, anziché due passaggi ma non lo solo con le ditte, con una gara d'appalto che magari si risparmierebbe, ci sarebbe pure più concorrenza. Grazie. Nel momento in cui noi abbiamo un capitolato di affidamento di servizi alla capi servizi, va integrato preventivamente e alla capi servizi vanno chiesti i preventivi per fare questo tema base disciplinare, altrimenti le cifre che si mettono nella previsione di bilancio cioè sono cifre così. La parola all'assessore Esposito. L'eccezione fatta rispetto alla necessità ovviamente di integrare il mansionario e quindi le attività della capi servizio e il conto del comune deve fare e ovviamente insomma va integrato. Però quello che dici Salvatore in parte mi rendo conto con l'eccezione che sono venuto, però è in parte in contraddizione con quello che pone Salvatore, che pone Marino, nel senso che da un lato dice Marino, laddove si tratta di manutenzione del verde è giusto che il comune affidi anche quelle attività che noi diciamo di integrazione, di straordinaria manutenzione alla capi servizi. Dall'altro tu rilevi, laddove la capi servizi nell'ambito della manutenzione del verde non sei in grado di fare tutto con il proprio personale, è giusto che invece non lo faccia la capi servizi laddove l'affidi alla ditta esterna, ma lo faccia direttamente il comune. Le cose sono in contrapposizione, le cose sono in contraddizione. Io dico che secondo noi, come è sempre stato del resto, perché ovviamente la capi servizio non fa affidamenti esterni da oggi o da ieri, ma lo fa praticamente da sempre, riteniamo che non si tratti di illusioni di procedure, laddove la capi servizio, il controllo analogo nella la dimostrazione e la verifica è comunque tenuta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica e delle procedure che ovviamente la rendono, in quanto società in house, legittimata a fare quello che fa in quanto società pubblica da un lato, e dall'altro si giustifica nel fatto che pur alcune attività che non le può fare con proprio personale interno è giusto che lo faccia per i servizi, perché trattandosi sempre di manutenzione ordinaria del verde, che è un'attività che in parte è svolta dal proprio personale, è giusto che anche per quella parte di attività affidate a ditte esterne queste attività siano affidate da parte della capi servizi stessa. Quindi la logica è un po' questa. Manutenzione ordinaria del verde affidata a capi servizi che in parte la svolge con proprio personale, in parte a ditte esterne, sempre nel rispetto di procedure di evidenza pubblica, interventi di integrazione, manutenzione straordinaria, taglio di alberi ad alto fusto e quant'altro, riteniamo che sia giusto e legittimo la faccia invece il comune attraverso affidamenti caricati sul proprio bilancio, sempre nel rispetto delle medesime procedure di evidenza pubblica. Questo è un po' la logica, spero di essere stato minimamente chiaro, ma questa è stata la logica e questa è la logica che si intende eseguire per l'ultimo. Diciamo, grazie. La parola al consigliere Lenzo. Diciamo che dice Salvatore sarebbe diciamo, il massimo. Lo scarino no, perché è la società è affidamento in house, giusto? E consideriamo la società un settore del comune di Capri, deve, rispettando le regole, potrebbe fare gli affidamenti. Il problema è che deve giustificare bene il perché fa diciamo, questo tipo di intervento con affidamento esterno. Cioè questo
questo è un discorso che vale anche per quanto riguarda i lavori pubblici in generale. Cioè quando si affidano devono verificare che al proprio interno non ci sa chi effettivamente devono certificare che non ci sa chi lo possono fare in altre condizioni. Quindi torno a ripetere, quello che manca in questo diciamo patto ed è un patto scritto in avanti come se fosse un privato che ci fa così una sorta diciamo di preventivo. Mancano gli affidamenti, l'integrazione del capitolato di affidamento alla capi servizi di una serie di nuove sottoposte, perché Villa Lisis diciamo non è una strada, per cui dice quello non è una strada, è un luogo che deve essere diciamo il cui intervento deve essere fatto in certa maniera. La stessa cosa per la Castarino, insomma con altre zone. Allora queste devono essere integrate e la capi si deve fornire in base a quelle che richiesta l'amministrazione delle indicazioni di costi, così si fanno, se libermente si fanno diciamo i PAC, ma qua manca proprio un passaggio intermedio che non c'è, questo ne facciamo l'idea. Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione. Voti favorevoli. Procediamo quindi alla votazione, voti favorevoli, voti contrari, votiamo anche per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli. Hanno determinato quelle che sono le cifre che entrano in gioco
sulla base di questo, se non ci sono necessità di leggere l'intero piano tecnico non finanziario che costituisce una parte, diciamo, descrittiva, una parte di calcolo economico vero e proprio, propongo l'approvazione del piano. La parola al consigliere Ciuccio. Grazie Presidente. Io vorrei chiedere al sindaco relatore, vorrei iniziare con una domanda secca, netta, perché diciamo che sempre per pure mancanza di tempo, pure per complessità di forma, eccetera, di solito il relatore spiega un po' la relazione su che cosa sta facendo, come ha fatto succintamente il sindaco. Nella sua relazione molto succinta, in realtà molto succinta, non scorgo alcune cose, tipo per esempio se mi informa sul confronto delle tariffe di quest'anno rispetto all'anno scorso. Questa è la seconda domanda, vorrei capire questo famoso questa famosa cifra di 850, questo importo previsto di 850.000 euro, che sarebbe il costo per il mantenimento di un elevato standard turistico, che è dato da una serie di servizi, eccetera, eccetera, da chi è stato determinato, se c'è una relazione, come è stato determinato, perché 850 e non 849, 850. Allora, per quanto riguarda il raffronto con gli anni precedenti, come dicevo prima, le tariffe rimangono pressoché invariate perché l'unica integrazione, a parte alcuni appostamenti derivati dalle strutture e dagli interventi fatti alla Capo Servizi, subiscono questo leggerissimo incremento, però diciamo veramente, secondo me, quasi impercettibile, dall'aumento dei costi di scarico. La provincia di Napoli quest'anno ha aumentato il costo della discarica del differenziale, per cui praticamente saremo costretti, non noi, ma tutti quelli che conferiscono la discarica, a dover riconoscere un aumento del costo stesso dell'attività. E si sa che praticamente per capo il costo della discarica è particolarmente elevato, perché a questo poi ci vanno ad aggiungere i costi di trasporto e del servizio che sappiamo bene a capo è particolarmente difficile. E viene riporto, contrariamente a quello che diceva il consigliere prima, secondo me adeguatamente a quelle che sono le esigenze del territorio. Voi sapete che lo spazzamento è particolare, seppur si è addivenuti alla possibilità di utilizzare delle apparecchiature meccaniche, una gran parte viene ancora a mano. Il prelievo e il conferimento nell'isola ecologica di Castro avviene secondo quelle procedure che tutti noi conosciamo, cioè con una parte di tutti in orario strettamente notturno, e quindi anche quello ha un risvolto su quello che sono gli oneri del servizio. Per quanto riguarda lo spazzamento, avviene su più turni quotidiani, perché purtroppo i flussi turistici e la grossa presenza di persone a capo non consente di poter svolgere un solo turno di spazzamento, come non consente di poter svolgere un solo turno di prelievo. Ben sapete, lo vediamo quotidianamente, soprattutto durante il periodo estivo, che i turni di raccolta e di prelievo di materiali, soprattutto differenziati, avvengono in più orari durante la giornata, proprio per agevolare anche il conferimento dei rifiuti da parte delle attività commerciali, degli esercenti, degli esercizi pubblici, eccetera. L'altra domanda era il fatto degli 850.000 euro, che è stato programmato, è stato verificato in funzione anche di quelli che erano i costi degli anni precedenti, che c'era necessità comunque di un piccolo incremento di prelievo dal contributo di sbarco. Non sono numeri messi là a caso, è naturale che il servizio insomma comunque svolge un'attività di preliminare di previsione e di calcolo di quelle che sono le attività che il servizio stesso è chiamato a svolgere. Quindi sulla base proprio di queste esperienze maturate negli anni precedenti si è ritenuto indispensabile aumentare il prelievo da quelli che sono
importo che mi ha detto. La parola al consigliere Ciuccio. Sì, grazie Presidente. Dunque, allora io ringrazio il sindaco per queste due delucidazioni e sulla prima quindi prendiamo atto che c'è stata questa cosa che la tariffa è stata di massa, dice il sindaco che sono più invariati, però se c'è stato un aumento dovuto alla discarica, eccetera. Sui costi della discarica ci riserviamo di comunque di approfondire, perché è chiaro che conosciamo che in effetti quali sono i costi della discarica, perché sono stati sempre abbastanza alti per tutti i comuni, eccetera. Però dicevo, ci riserviamo di valutare anche, diciamo, poi l'entità di questo costo, perché vorremmo in qualche modo essere chiariti. Chiaramente questo non può essere fatto in questa sede. Se magari questo costo della discarica è aumentato o comunque abbastanza deluse per motivi di conferimento di rifiuti non a norma, nel senso non differenziati. Mi spiego meglio, esistono molti comuni, credo che, spero anzi, non sono a conoscenza, spero che non sia tra questi comuni anche il comune di Galli, che conferiscono nel conferire la differenziata. Conferiscono, diciamo, una differenziata da virgolette sporca, e quindi per questo la discarica chiede un'aggiunta di costo. Quindi non vorremmo che questo aumento del costo della discarica sia dovuto a questo tipo di problema, che se così fosse dovremmo comunque correre ai ripari e quindi non commettere lo stesso errore che commettono molti comuni, che mi risulta che sia così. Per quanto riguarda l'importo invece, che si diceva, miglioramento, il mantenimento dell'elevato standard turistico, in effetti qui il problema non è così semplicistico come lo ha annunciato il sindaco rispetto agli anni precedenti, poi si è aumentato un po', eccetera, eccetera. Qui secondo me, come dissi già anche l'anno scorso, bisognerebbe fare uno studio più accurato, perché da quando abbiamo stabilito questo standard, noi sono passati, credo, almeno 10-12 anni, e quindi basarci sempre su questi standard, su questi costi o sul mantenimento di questo standard turistico in base a 10-12 anni fa, allora lo facciamo per convenienza, perché io ho visto che questo poi ne parleremo poi quando parleremo di bilancio, eccetera, eccetera, che la destinazione della tassa di sbarco, diciamo, prevede su 2.700.000 soltanto 850.000 euro per questa cosa. Io l'anno scorso noi dovremmo fare in modo di sicuramente approfondire il discorso sulle cose, che non può essere un porto messo lì a casaccio, eccetera, ma proprio per quello che diceva il sindaco, che nel manuale del suo discorso, nella sua relazione, diceva che molto meno dei costi sono dovuti ad alcune, soprattutto ad alcuni fattori turistici, dicono spazzare più volte, più volte, eccetera, eccetera, perché appunto è un paese turistico, queste cose qua. E secondo me è stata anche, voglio dire, come già ho avuto modo di dire l'anno scorso, c'è stato, abbiamo visto, un aumento, diciamo della ricettività turistica di Capri, e questo avrebbe senz'altro giustificato forse un costo superiore, un importo superiore. L'importo superiore, per farla breve, avrebbe sicuramente determinato una riduzione della TARI, della famosa tassa sulla spazzatura. E quindi praticamente noi avremmo sicuramente privilegiato il contribuente capese, che sarebbe trovato a pagare di meno rispetto, diciamo, a chi viene a giorni al momento addirittura in poche ore, in quanto avrebbe contribuito di più il turismo giornaliero che non quello, diciamo, stanziale e il residente. Quindi se avessimo aumentato di più questi 8,50 avremmo ridotto la TARI. Questa è una buona occasione ancora una volta per fare una politica
fiscale, diciamo, a favore del cittadino varese, che l'amministrazione non ha colto. Grazie. Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione in attesa della gentilmente della segretaria. Nella
Possiamo quindi procedere alla parola al vice sindaco Buongiorno. Così tanto per su questo problema dell'abitazione che effettivamente rappresenta uno di quei problemi di sostanza del nostro territorio che negli ultimi anni ha acquisito poi delle proporzioni sempre più significative, credo che poi sia una delle grandi sfide della prossima legislatura riuscire a trovare delle soluzioni che possano in qualche modo frenare o comunque rallentare certi fenomeni a favore invece della tutela della comunità, del diritto alla casa e quant'altro. Come amministrazione già lo scorso anno con le associazioni che rappresentavano i proprietari di casa e gli inquilini abbiamo spinto affinché venisse depositato il l'accordo per i contratti di locazione a canone concordato che sentendo i feedback di professionisti eccetera stanno piano piano cominciando effettivamente a prendere una buona forma e piede in qualche modo. Era proprio quindi questo tipo di scelta unita a quella dei contratti di locazione a canone concordato e il tentativo di iniziare a mettere mano alla materia difficile che sicuramente sarà una delle grandi sfide dei prossimi 5 anni, perché questo rappresenta uno di quei problemi che come amministratori ci viene più volte segnalato sicuramente sia ai consiglieri di maggioranza che ai consiglieri di minoranza. Procediamo alla votazione, voti favorevoli, unanimità, votiamo anche per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità. Per quanto invece concerne il sesto punto all'ordine del giorno, cioè il regolamento di imposta unica comunale, la modifica si propone di votare per il rinvio dell'argomento. No, è istruito però non... Va bene, forse se non lo ricorderà, ne parlavo anche in commissione regolamenti, eccetera. È arrivata la possibilità di utilizzare certi fondi per quanto riguarda la parità, cioè per il dipartimento di giudicatura della provincia, quindi in funzione di quello stiamo verificando se può essere a prescindere da quello o dobbiamo coinvolgere anche quella cosa, quindi abbiamo preferito un momento questo approfondimento e quindi chiedere il rinvio della domanda. Votiamo per il rinvio dell'argomento in questione, voti favorevoli, unanimità. Settimo punto del giorno, IMU anno 2019, aliquote, determinazioni, la parola al sindaco. Anche questo argomento è preliminare al bilancio, bisogna determinare le aliquote delle transizioni IMU, sono state confermate praticamente quello che sono già le precedenti aliquote e forse qua ritorniamo a quella ipotesi di prima che prevedeva appunto che l'aliquota 0,40 erano escluse quelle concesse in fitto con regolare contratto registrato al residente come abitazione principale. Noi abbiamo esteso diciamo, questo criterio alla delibera che abbiamo appena approvato. Ecco che forse facevamo un pochettino diciamo, di confusione rispetto a quelle che erano i riferimenti della piccola casa. Sulla base di quello anche qui è stato esaminato, la risposta è esaminata dagli uffici competenti, si è acquisito il parere della revisione dei conti, per cui propongo l'approvazione del reddito dei IMI così come contenuta nella proposta deliberata che se volete vado a leggere. Cioè l'aliquota di base d'imposta è lo 0,76%, lo 0,40% viene riservato per l'abitazione principale e per le altre pertinenze per le categorie catastali 1, 8 e 9, l'aliquota dello 0,40 per le abitazioni classificate 1, 8 e 9 concesse in comodato d'uso ai parenti di rete di primo grado e parenti di rete e di primo grado che li utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato, l'aliquota dello 0,40% per le abitazioni escluse quelle classificate 1, 8 e 9 concesse in fitto con regolare contratto registrato al residente come abitazione principale, lo 0,93% per l'abitazione destinata alla struttura ricettiva, bed and breakfast, casa vacanza, tutta campo, in forma imprenditoriale. Anche in questo caso si è voluto, tra virgolette, non punire, ma dare un individuare come un'attività che non possa essere assimilata all'abitazione semplice, eccetera, anche il bed and breakfast, tutta campo, sono cose scuole. Dunque, allora, la parola al consigliere Succio. Sì, grazie. Noi riteniamo che prevedere un'aliquota, mentre siamo d'accordo,
pari a 0,93, che poi sarebbe il massimo della libertà di 1,06. Quindi prevedete l'aliquota massima per le strutture diciamo ricettive extrabanchiere, l'aliquota diversa diciamo da quello che è poi lo 0,76, che è l'aliquota base che si applica invece agli avventi. Riteniamo che questa norma sia praticamente anche tra virgolette penso impugnabile, nel senso che comunque presenterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. Ha detto bene il sindaco, non vogliamo punire chi eccetera eccetera, ma in questo caso non solo si penalizza ma si punisce anche, nel senso che se vogliamo dire che vogliamo fare la differenziazione per chi ha un'affitta camera e chi invece nella casa comunque la fitta o ci sta dentro, è una differenza che può essere spiegata, perché sono due trattamenti diversi, chiaramente io applico una uguaglianza sostanziale, no? come l'articolo 3 della Costituzione, cioè due situazioni diverse, disparità di trattamento per situazioni diverse, mentre invece qui abbiamo due situazioni uguali, cioè struttura ricettiva e struttura alberghiera, e struttura ricettiva e extraalberghiera, tutte e due uguali, però applico un trattamento diverso. Quindi ci sarebbe, secondo noi potrebbe sicuramente essere una norma impugnabile già in sede di approvazione del regolamento da parte del Ministero delle Finanze. Questo naturalmente presupporrebbe poi il ripristino delle delibere precedenti, degli anni precedenti, e quindi anche l'agevolazione prima casa, poi per chi fitta come prima casa, andrebbe a cadere. Quindi su questo punto inviterei un attimo a fare una riflessione, se è possibile, altrimenti poi vediamo come. Ti confermo per la tassa. La parola al sindaco. No, vedi, c'è una differenza in quello che secondo me sostiene, perché queste sono quella aliquota va applicata solo per chi la gestisce in forma imprenditoriale. Cioè, forse non mi sono spiegato, no? Io dico, voi state facendo una differenza di non volete trattare diversamente per chi fitta la casa come bed and breakfast in forma imprenditoriale, e chi invece comunque continua ad utilizzarlo come abitazione eccetera. Però io la differenza, la disparità di trattamento la vedo nei confronti dei due imprenditori, appunto forma imprenditoriale, l'imprenditore affittacamere e l'imprenditore albergo. L'imprenditore albergo paga 0,76, lo stesso imprenditore affittacamere paga 0,93. Questa è la disparità di trattamento che verrà sicuramente contestata. No, noi questa riflessione l'abbiamo anche fatta, no? E diciamo lo abbiamo anche rapportato a quello che avevamo detto per la delibera precedente, cioè l'imprenditore che fa questa scelta, è chiaro che innanzitutto parliamo di strutture che dal punto di vista di consistenza sono molto molto differenti, no? Un conto della consistenza, normalmente un conto della consistenza di una casa o di qualche piccolo immobile, quindi insomma l'incidenza comunque 76 o 93 si ripercuote anche su quella che è la consistenza dell'immobile oggetto alla tassazione. E questo l'abbiamo fatto anche secondo quell'obiettivo, quello scopo di dire di rendere quanto più possibile, far riflettere quanto più possibile il cittadino eccetera sulla opportunità di fare un tipo di attività o mettere a disposizione comunque i propri mobili diciamo, a disposizione più o meno della collettività. Questo diciamo, era l'obiettivo che speriamo possa essere recepito e sulla base del quale insomma, ogni cittadino ha la possibilità poi di fare le proprie scelte. Posso presidente? Allora, anche su questo mi trovo d'accordo, perché se questa è la vostra intenzione non tendete a questo obiettivo, perché se voi solo quelle dare forme imprenditoriale vuol dire che tutto il resto continuerà a fare il bed and breakfast, la casa vacanza eccetera eccetera, quindi non ci sta questo disincentivo, prima cosa. Seconda cosa, non credo che con questo
con questa lieve, diciamo, con questo lieve surplus di imposta, uno viene disincentivato ad affittare la casa per questa e non prima casa come abitazione principale a residente. Diciamo che il meccanismo dovrebbe essere molto più incentivato, insomma. Come per esempio il contratto che diceva prima Roberto, il contratto della concordata, questo potrebbe essere invece sicuramente è un incentivo a affittare ai residenti con contratto registrato, eccetera. Quindi in effetti anche questa spiegazione non mi convince, perché prima non sortisce l'effetto che volete, secondo non lo fate questo effetto, perché dà pochi risultati di affittata. Allora se voi volete colpire, se veramente pensate invece che questo avrà il suo effetto, dovete estenderlo a tutti i bed and breakfast, a tutte le case vacanze, non solo a quelli con contratti. Perché io che sto a casa e anziché fittarla, diciamo, alla caprese, comunque me la fitto, diciamo, a bed and breakfast, comunque continuerò a pagare zero, anzi addirittura 0,40. Però se in casa 2 è SCV, se in casa 2 è SCV, non capito. Se in casa 2 ci vivi dentro e fai attività di bene per no, ma allora a parte faccio una residenza, non c'è bisogno di una residenza. Sì, no, poi sono perfettamente d'accordo, però chi lo fa a livello imprenditoriale è diverso perché ospita a mettere in una propria casa. Sì, però se la cioè, però mi rispondo questo, io penso che io ho detto due cose. Prima vedi che non colpisci tutti quanti, quindi non disincentivi. Seconda cosa, diciamo che comunque la disparità di trattamento è questo, che nei confronti degli alberghi ci sta. Comunque è una, come si dice, una cosa che potrebbe succedere, come non potrebbe succedere. Chiaramente se il Ministero non eccedisce nulla, va avanti così. Può scandire bene il quesito, così la domanda non perché devo con tutte queste, sì. Poi non purtroppo non si registra bene. Sì. Allora, in effetti noi facciamo sollevare soprattutto sotto questo aspetto che siamo di fronte a una disparità di trattamento tra una struttura extra alberghiera ricettiva e una struttura ricettiva, ossia si colpiscono con due aliquote diverse lo stesso tipo di attività. Quindi struttura ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera. Extra alberghiera si colpiscono con due diverse misure di aliquote. Quindi si paventa una disparità di trattamento e quindi una norma in contrasto addirittura con l'articolo 3 della Costituzione, eccetera, eccetera. Possiamo quindi procedere alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo anche. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Ottavo punto all'ordine del giorno. Addizionale per anno 2019. Determinazioni. La parola al sindaco. Anche su questo argomento per quest'anno si è ritenuto opportuno confermare le aliquote dell'anno precedente per confermare anche quella entrata stimata in 450.000 euro di IRPEF. Abbiamo ritenuto non apportare nessuna modifica proprio perché diciamo, abbiamo ritenuto adeguato questa le tariffe applicate per gli anni precedenti e ne confermiamo quindi l'applicazione. Sulla base di questo propongo di approvare l'addizionale all'IRPEF per l'anno 2019 secondo quello che è contenuto nella delibera della proposta di delibera. La parola al consigliere Ciuccio. Grazie Presidente. No, noi diciamo che anche su questa delibera abbiamo un'osservazione da fare, ossia che ci saremmo aspettati, siccome c'è stato allora questo aumento questa aliquota
come c'è stato questo aumento previsto nell'aliquota IMU sulle strutture extra ricettive, presuppone chiaramente un aumento di gettito tributario a confronto a vantaggio del bilancio comunale, e quindi diciamo, questa è la buona occasione per diminuire, anche se di poco, l'addizionale IRPEF per i contribuenti di Carnese. Quindi ci saremmo aspettati questa sorta di compensazione, anche perché il bilancio diciamo, è tranquillamente in pareggio, quindi avrebbe potuto tranquillamente sopportare questa riduzione compensata da un maggior ricetto. Quindi per questo problema, per questo motivo, noi chiaramente non siamo d'accordo su questa delibera e votiamo su questo. Ma in effetti noi comunque
questo che dobbiamo rilevare, come già fatto forse negli altri precedenti, che sono comunque somme messe, diciamo, in questo piano triennale, senza accertarsi della certa copertura. Per esempio, quanto vedo 50.000 euro di previsione potrebbe anche aumentare il secondo. In funzione di questo chiedo l'approvazione della proposta. Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli. Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Unanimità. Undicesimo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza secondo grado, Corte d'Appello Sipic. Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza seconda grado, Corte d'Appello Sipic, quadro comunicabile, adempimenti. La parola al vice sindaco Roberto Bozzotto. Presidente, la pregiudiziale. Parola al consigliere Ciuccio. Allora, io mi scuso, ma credo che questo argomento non possiamo discuterlo, in quanto credo che manchi il parere del Consiglio dei Comuni. Presidente, recuperare, però i dati consigliere.
illuminare in quanto la pratica non era completa, in quanto mancante del verbale, del parere del revisore unico dei conti. Pertanto mi chiede il rinvio. A fronte della richiesta del consigliere Succio, la parola un attimo al vice sindaco. Effettivamente dentro di trasmissione del è evidente, nello stesso tempo riteniamo che trattando di dato un parere favorevole eccetera si possa cioè non... Quali sono le possibilità che ha il Consiglio Comunale su allora,
materia, devo dire, l'atto finanziario incide relativamente sui profili di bilancio, quindi è in sé importante, ma non in quanto, diciamo, solo per gli aspetti economico-finanziari che ovviamente si riflettono, ma più che altro per la valenza, per la portata. Si tratta infatti di dare esecuzione a una sentenza del giudice d'appello. Quindi è vero quello che dice il consigliere Ciuccio, che è stato trasmesso erroneamente un atto che non afferisce alla proposta. È anche vero però che il verbale del revisore dei conti è stato reso nei tempi e rende il parere sfavorevole sulla proposta. All'attesa purtroppo è in grado di produrre danni all'ente, perché è foriera del danno erariale dovuto dal ritardo. La parola. Ovviamente non vogliamo essere considerati responsabili di nulla, intendiamo soltanto sapere quali sono le possibilità. Intendiamo soltanto sapere quali sono le possibilità che ci sono date. È possibile, lo so, ma c'è una scelta legittima che va verso la possibilità di votazione dell'argomento all'ordine del giorno, sì o no? Questo è pure quello che chiediamo. Noi della responsabilità di tutti, sì. Se il Consiglio Comunale deve essere esposto dell'atto deliberativo, ovviamente no. Per questo dico, è un'azione di responsabilità da parte di tutti i consiglieri presenti, perché è a tutela dell'interesse. Allora, io ritengo opportuno in questo momento sospendere il consiglio per 10 minuti per valutare con maggiore attenzione il problema presentato.
unanimità. Quindi l'argomento verrà rinviato alla prossima seduta del Consiglio Comunale. Dodicesimo punto all'ordine del giorno, documento unico di programmazione. Riconoscimento debito, allora, dodicesimo punto all'ordine del giorno concernente il documento unico di programmazione 2019-2021 e relativa nota di aggiornamento. Approvazione, la parola al sindaco. Siamo a discutere l'argomento del documento unico di programmazione, che è un documento che praticamente traccia il programma di attività dell'amministrazione per il prossimo triennio. Siamo a fine mandato, ma naturalmente non potevamo esimerci dalla pressione di questo provvedimento, che, come dicevo, traccia un pochettino le linee di un programma di attuazione di determinate linee scelte dall'amministrazione. Sempre come dicevo, a fine mandato è un indirizzo che l'amministrazione uscente si intende portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Naturalmente le amministrazioni entranti potranno apportare le modifiche, ove mai non condividessero questa scelta che l'attuale amministrazione ha tracciato. Sulla base di questo documento approvato già precedentemente in giunta comunale con la delibera numero 52, e si propone l'integrazione del DUP che è approvato con la delibera 141 del 2018 e successiva delibera consigliare 70-2018. Naturalmente queste linee programmatiche saranno inserite nell'approvando bilancio 2020 e nel bilancio triennale 2019-2021. Sulla base di questo propongo l'approvazione dell'allegato documento. La parola al consigliere Ciuccio. Grazie Presidente, noi su questo argomento ripariamo tutte le considerazioni fatte al documento, al gruppo principale, dato che questo è l'aggiornamento, e di converso ci riferiremo poi a quanto controduceremo in sede di approvazione del bilancio di previsione, che appunto non è altro che la del documento che scaturisce dal DUP. Lamentiamo la mancata, diciamo, il mancato coinvolgimento del gruppo di minoranza nella discussione di questo argomento molto importante per la vita economica e finanziaria del Comune in commissione bilancio, e quindi per questi motivi votiamo. Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli, voti contrari. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Voti favorevoli, contrari. Tredicesimo punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, esame ed approvazione. La parola al sindaco. Con la delibera di giunta comunale numero 53 del 15 marzo 2019, la giunta ha approvato la bozza di lo schema di bilancio annuale 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2020. Si porta in discussione l'argomento in Consiglio Comunale per confermare quanto già proposto con la citata delibera di giunta del 15 marzo 2019, la numero 53. Il bilancio è naturalmente atto fondamentale per un'amministrazione. Anche in questo caso, come dicevo prima, le scelte fatte sono scelte basate su quell'esperienza maturata e su quello che erano i programmi dell'amministrazione avviata negli anni precedenti. Sono dati che più o meno ripropongono e ripercorrono il percorso fatto già negli anni precedenti.
saranno poi oggetto di valutazione da parte della nuova amministrazione, visto che siamo a fine mandato. La base, diciamo, il programma principale riguarda l'individuazione di alcune opere pubbliche sul territorio comunale. Il provvedimento ha riportato, studiato e organizzato e concordato con gli uffici, condiviso con gli uffici, ha riportato i pareri degli stessi uffici e del revisore dei conti. Quindi propongo l'approvazione del bilancio di previsione 2019 e del triennale 2019-2020. Questo è dimostrato anche dal fatto che un bilancio comunale, che come ha detto, ribadisco, come ha detto il sindaco, è un atto fondamentale per un'amministrazione comunale, venga così presentato in consiglio comunale senza una relazione accompagnatoria da parte dell'organo politico, a cui dell'assessore al bilancio, non c'è, vuole del sindaco, una relazione programmatica dei vari assessori e consiglieri delegati, perché come vediamo, io sfido chiunque per finire da giudire con il bilancio in mano, a leggere solo dai dati del bilancio, a capire quali sono i programmi dell'amministrazione. Quindi ci saremmo aspettati comunque un'illustrazione un po' più, anzi non un po' più, un'illustrazione di quello che dovrebbero essere i programmi dell'amministrazione. Per quel poco che mi è dato uno modo, mi è dato di sapere, ho potuto vedere che in effetti questo bilancio ricalca per sommi capi quello degli anni precedenti e soprattutto denota comunque una mancanza di novità, una mancanza di programmazione operativa innovativa dell'amministrazione. Ma da questo bilancio io purtroppo devo notare che presenta aspetti assolutamente, diciamo, scarni e non rappresentativi, e si limita, diciamo, a stabilire quelle che sono le azioni di routine per un'amministrazione comunale.
Per quanto riguarda la parte delle entrate, dobbiamo far notare, come già accennato nelle delibere precedenti, quando abbiamo discusso della fissazione della liquida delle imposte, che in effetti, non si è proceduto ad utilizzare la cosiddetta leva fiscale per far sì da incidere in modo anche sulla problematica sociale del tessuto carrese, ossia si potevano eventualmente con una politica fiscale ben attenta risolvere alcuni problemi, o quantomeno ridurre alcuni problemi per i meno abbienti, oppure per le classi, diciamo, più deboli, quali pensionati, lavoratori dipendenti, lavoratori stagionali, piccoli artigiani, eccetera. Ciò non è stato fatto perché in effetti si è ricalcato quello che è stato fatto negli anni precedenti come imposte, e anzi talora, diciamo, inasprendo anche particolari categorie come quella là dei bene prezzi, degli affittatari, infatti forme imprenditoriali. Sempre nel lato delle entrate, ancora una volta, come negli anni precedenti, soprattutto anche quest'anno, facciamo notare che in merito al contributo cassa di sbarco, vediamo che non riscontriamo diciamo un programma di controllo del gettito del contributo di sbarco. Non riscontriamo una programmazione di questo controllo, ma l'amministrazione si è limitata e si limiterà nel 2019 se va avanti questo bilancio così come presentato, all'incasso del contributo di sbarco secondo quanto comunicato dalle compagnie di navigazione, e non mettendo a punto magari dei programmi di controllo dell'evasione. E sappiamo che in questa materia è facile l'evasione, soprattutto per il sistema di bigliettazione ai gruppi, eccetera. Voglio sempre ricordare che fin dall'inizio le precedenti amministrazioni hanno posto in essere controlli molto, diciamo, serrati, sia a tavolino che addirittura sul campo, attraverso proprio gli omini che andavano a controllare il numero dei passeggeri per vedere se si trovavano poi con quanto dichiarato dalle compagnie di navigazione. Sempre in tema di tasse di sbarco, si deve far rilevare ancora una volta che siamo di fronte a un mancato rispetto della legge istitutiva della del contributo di sbarco, ossia il decreto 244, in quanto non viene rispettato con la delibera di giunta che stabilisce la destinazione degli introiti, non viene rispettato quello che è il motivo per l'introduzione della tassa di sbarco, che deve essere destinato a interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità. Noi vediamo purtroppo dalla destinazione della delibera della tassa di sbarco adottata dalla giunta, vediamo che gran parte della tassa di sbarco, a parte quel mantenimento di standard qualitativi che a nostro avviso dovrebbe essere superiore ai 850.000 euro previsti dalla giunta comunale, ma viene diciamo destinata genericamente alla manutenzione e riparazione di strade, o addirittura al recupero del mercatino comunale, e nulla viene previsto, per esempio, per la salvaguardia
per il recupero e la salvaguardia ambientale, così come specificamente previsto dal decreto, ossia fare delle azioni, impegnare dei fondi per l'ambiente. Ci saremmo aspettati, cosa che si è detta anche l'anno scorso, ci saremmo aspettati che a fronte delle belle enunciazioni fatte dall'amministrazione sull'ambiente, ovvero sul parco marino, eccetera, ci saremmo aspettati che una parte consistente della tassa di sbarco fosse stata destinata appunto a questo, alla realizzazione del parco marino protetto, dell'area marina protetta di cui tanto si va a parlare. Stessa cosa, questo per quanto riguarda appunto le entrate, eccetera. Per quanto riguarda le spese, noi possiamo notare molto succintamente che troviamo gran parte delle spese fatte per la routine normale del comune, pagamenti stipendi, pagamenti per corrispettiva contratti resi a servizi esternalizzati, spese legali, oneri amministrativi e quant'altro. E quindi anche nel settore delle spese chiaramente notiamo, diciamo, una mancanza di operatività e di programmazione. Nel settore turismo troviamo che i fondi messi a disposizione siano pochi e siano utilizzati anche in un paese a vocazione turistica come Capri, siano pochi e siano utilizzati anche in maniera poco opportuna, in quanto col turismo hanno ben poco a che vedere. Mi riferisco anche alle attività culturali che vengono poste, che tra virgolette possiamo dire che sono anche delle attività culturali interessanti, ma non certo tese all'incremento di un turismo culturale, un turismo stanziale sull'isola. Capitolo a parte il turismo, ancora una volta invece ci troviamo di fronte al contributo commisurato al pagamento della TARI per l'allungamento della stagione turistica. Dicevo, invece, ci troviamo ancora una volta, che sono anni che contestiamo questo contributo perché non ha sortito l'effetto voluto, non si è allungata la stagione turistica e si è proceduto soltanto, diciamo, a rilanciare i fondi ad attività che già erano aperte, e quindi nulla è stato fatto per l'allungamento della stagione turistica. Dimostrazione di questo, diciamo, è anche la polemica dei bar chiusi in piazzetta, per esempio. Con questo contributo non si è stato nemmeno in grado di tutelare l'occupazione, appunto perché non avendo previsto un parametro per l'occupazione, chiaramente il contributo veniva dato anche a chi licenziava tutti i dipendenti, e quindi nemmeno dal punto di vista occupazionale è potuto servire questo contributo. Nel settore delle politiche sociali vediamo che non c'è stato nessun miglioramento, anzi dei peggioramenti, abbiamo dovuto assistere a dei peggioramenti. Anche in apertura di questo consiglio comunale abbiamo visto come ha funzionato, diciamo, l'apparato per venire incontro ai meno ambienti con i contributi, eccetera. Il centro di disabilità con un po' funzionale aperto con notevole ritardo, e speriamo che per il 2019 venga incrementato come tante volte annunciato, con attività incrementative dell'attività tuttora in essere. Un discorso a parte proprio delle politiche sociali merita il servizio del trasporto per gli anziani, che ha presentato e presenta grosse lacune, e per essere non questo bilancio non si intravedono possibilità di potenziamento. Sono 5 anni
che state al governo, non avete nemmeno, non siete stati nemmeno capaci di comprare un altro carrello, almeno un altro carrello, con un'altra persona per incrementare un po' le corse che sono straviene in determinati orari e in alcuni orari non sono coperte. La domenica non si può andare a messa, le processioni non possono, non si possono assistere alle processioni. E io ho questi dati di fatto. Il dato di fatto è questo, che non si è incrementato di 0,01 il servizio già consegnatovi 5 anni fa. Per le politiche giovanili troviamo 0, il bilancio dovranno scritto 0, quindi i numeri non sono opinione. Per quanto riguarda poi c'è tutto un discorso di vincoli di finanza pubblica che anche quest'anno secondo noi non vengono rispettati, perché il criterio delle sponsorizzazioni viene utilizzato soltanto per il comune e non quelle sommate alla società porto turistico, che dovrebbe a nostro avviso essere, dovrebbero essere a nostro avviso essere aggiunte quale importo al bilancio comunale, questo per evitare appunto le entrate e le uscite extra bilancio vietate dall'articolo 162, 1 e 4 del testo unico. E ancora vediamo nel campo del, questo quando la spesa corrente, nel campo degli investimenti e del piano appunto di investimenti dei costi diciamo di straordinaria manutenzione, vediamo che anche qua ci si limita a correre ai rimedi, ai ripari, senza nulla programmare. Si è parlato appunto come si è visto già si è detto, questi famosi progetti metanalattici che esistono, che poi in effetti la cosa simpatica è che mi sembra un po' di assistere a una delle commedie di De Filippo, quando quello leggeva la lettera che diceva caro padre, caro amaro, questo lo dissi l'anno scorso e questo lo dico anche quest'anno, perché il padre diceva questo lo diciamo ogni anno, e infatti ogni anno insomma mi mettete nel bilancio degli investimenti, mettete il parcheggio di Piazza d'Europa con i suoi 7 milioni, l'anno scorso erano 5 milioni e 200, quest'anno sono aumentati, sono 7 milioni. Ogni anno mettete Don Giobbe Nuoco con dei soldi che Terna ha dato di sotto diverso tempo fa e non siete stati ancora in grado, l'avete messo in bilancio l'anno scorso e non l'avete fatto, ora li mettiamo di nuovo in bilancio, quindi uguale per quest'anno qua. Stessa cosa per Via Gruppi, i soldi 100.000 euro, come si diceva già in precedenza, e appena 100.000 euro non si sa per che cosa possono servire, e comunque dobbiamo prendere atto, come dice il Presidente, che l'amministrazione quindi ha dichiarato la sua, perché questi sono i programmi dell'amministrazione, sono contenuti in questo documento, nel documento fondamentale, che l'amministrazione ha dichiarato che per il prossimo anno, secondo quanto sta scritto su queste carte, insomma, abbiamo detto fondamentale, Via Gruppi non si aprirà. Quindi per questi è inutile poi parlare anche del fatto della manutenzione dell'estate, che viene fatta sempre così a pioggia, senza una programmazione, e quindi il risultato è mettere piccoli tappezzi, avete sempre le strade fuori uso. Tutto quanto esposto, chiaramente non possiamo che votare contro alla proposta di delibera così presentata. Grazie. Parola volevo soltanto puntualizzare con il massimo della serenità e della sportività, al di là delle battute, al di là dell'ironia che ognuno ovviamente libero di fare, anche sul lavoro duro e appassionato che noi come amministrazione abbiamo fatto, ci tengo a sottolineare che per i motivi chiaramente illustrati dal sindaco all'ordine del giorno c'è la discussione relativa al bilancio di previsione, per i motivi espressi dal sindaco inevitabilmente non possono
avere quella prospettiva a lungo termine alla quale abbiamo provato a dare, che abbiamo provato a dare in ogni attività e in ogni iniziativa che abbiamo posto in essere in questi 5 anni. Non è una valutazione sui 5 anni di amministrazione. La valutazione sui 5 anni di amministrazione verrà fatta in altra occasione e la faremo magari anche in occasione di un prossimo consiglio comunale, con l'umiltà, con la chiarezza, con la passione e anche con l'orgoglio che ci ha ispirato in questi 5 anni. La valutazione di questi 5 anni di amministrazione evidentemente ci divide in maniera abissale, direi, pur nella consapevolezza dei limiti che ovviamente hanno caratterizzato questi nostri 5 anni di lavoro, e ripeto, verrà fatta in altra sede. Oggi discutiamo dell'approvazione del bilancio di previsione, mi limiterei a questo e sottolineo nell'occasione le motivazioni per le quali evidentemente questo bilancio non può avere una prospettiva di lungo termine che evidentemente in altra occasione un'amministrazione deve darsi. Grazie. Possiamo quindi procedere la parola quindi al tornare in replica al sindaco. Allora, io per carità accetto, anche se un po' divido, il commento del consigliere Salvatore Giuccio. Si diceva che ogni anno vi abbiamo costretti a dire le stesse cose, ma io penso che ogni anno qualcosa sul territorio si sia potuto notare, e questo non può essere altro che frutto di un profondo studio, verifica di quelle che erano le esigenze del territorio. Come diceva l'assessore Esposito, oggi non è il caso di parlarne perché diciamo, sono altre le sedi in cui dovremmo tirare un pochettino le conclusioni di tutto quello fatto. Sul commento del consigliere Salvatore Ciucci dico questo, sì, il contributo di sbarco. Beh, i controlli si fanno quando c'è anche la disponibilità di risorse umane, risorse, mezzi e tutto il resto, cosa che oggi in uno scenario che ha sempre di più ridotto la possibilità di muovere persone, risorse sia economiche che umane, non è facile arrivare a questa possibilità di controllo. Naturalmente i giochi sono sempre stati puntati sull'argomento, con la collaborazione del porto turistico, che è un altro punto diciamo, di controllo del contributo di sbarco. Si stanno attivando le procedure per migliorare addirittura il controllo e per migliorare addirittura quelle che sono le dichiarazioni che le società di navigazione fanno. Sulla destinazione del contributo di sbarco, penso che nel passato si siano individuate delle iniziative e si sono state portate a completamento. E lo stesso è stato programmato per quest'anno, perché la individuazione delle destinazioni del contributo di sbarco sono finalizzate a quegli aspetti che il consigliere sottolineava. Non c'è intervento ormai grande che possa prescindere anche dalla partecipazione e dalla contribuzione che ci proviene dalla tassa del parco di sbarco. Anche per il parco marino non sono state destinate somme perché siamo ancora in embrione. Ringrazio il consigliere Ciuccio perché mi dà l'occasione per comunicare che sulla base delle iniziative che insieme al Comune di Anacapri e delle spinte, dei solleciti che insieme al Comune di Anacapri il sottoscritto ha fatto per rimettere in argomento in discussione il parco marino, l'area marina protetta, siamo stati già convocati, aspettiamo solo la comunicazione ufficiale presso il Ministero dell'Ambiente per discutere dopo un confronto diciamo ufficioso ma comunque interessante con i funzionari del Ministero, e si dovrà combattere addirittura per una modifica legislativa, perché senza una modifica legislativa purtroppo l'area marina protetta rimane sempre una splendida idea ma una realtà un pochettino difficile da attuare con immediatezza e senza la partecipazione a livello governativo addirittura o parlamentare addirittura. Per quanto riguarda il turismo, si criticava la quantità di
importi di risorse che sono state destinate al turismo. Non lo condivido perché proviene dall'esperienza degli anni passati che quei contributi destinati al turismo sono stati adeguati e sufficienti a garantire comunque un miglioramento di tante cose. E tra queste le attività culturali, perché poi le attività culturali non devono essere solo mirate ad allungare o a incrementare l'arrivo turistico a Capri. Quelle attività culturali che qui si è dato tanta attenzione servono anche a far sì che chi è a Capri possa godere di queste attività. E devo dire, lo dico con un pizzico di presunzione, i commenti che vengono a queste attività che l'amministrazione in questi 5 anni ha messo in campo sono stati tutte quante positive. Commenti positivi, complimenti, soprattutto per la varietà delle attività messe in campo. Sul prolungamento della stagione turistica, è chiaro, per fare questo ci vuole la partecipazione di tutti. Non basta, perché l'amministrazione ha la possibilità solo di incoraggiare a prolungamento della stagione turistica. Abbiamo visto che non sempre tutti sono pronti ad accogliere quelle che sono le idee, le iniziative, le proposte che provengono dall'amministrazione, che è quella che deve sicuramente essere elemento trainante per una realtà turistica come quella di Capri. Ma senza la partecipazione di chi poi fisicamente e materialmente interessato ad attivare queste iniziative, queste attività, purtroppo si può il rischio effettivamente parlare nel deserto. Politiche sociali. Sono state attivate tutte quelle che erano le possibilità di mettere in campo delle iniziative. Anche là, non sempre, nonostante la disponibilità dell'amministrazione, si riceve la disponibilità della gente a partecipare. Banchi che sono andati deserti, nonostante la possibilità di poter dare non tanto economicamente supporto, ma un supporto di natura soprattutto sociale, non hanno avuto l'adesione che noi speravamo potessero avere. Anche sui contributi, penso che tutto quello che si poteva fare è stato fatto, e il bilancio, perché noi parliamo oggi, non ci dimentichiamo, parliamo del bilancio di previsione 2019, oggi ripresenta quelle stesse iniziative, quelle stesse risorse, quelle stesse attività che in passato hanno trovato parzialmente soddisfazione. Sugli investimenti, non mi voglio soffermare più di tanto, ma oggi abbiamo sicuramente delle potenzialità di natura burocratica, amministrativa e istruttoria complete che possono garantirci la possibilità di mettere in attuazione a questa amministrazione e a quella successiva e a quella che seguirà questa qua, di mettere in campo immediatamente alcuni interventi, di completare quelli che sono stati fatti in questi anni e ne sono sotto gli occhi di tutti, per arrivare poi a mettere in campo le approvazioni, l'esecuzione di altre opere programmate e accantonare il bilancio, perché riteniamo che bisogna, il bilancio debba guardare effettivamente a quello che è l'interesse generale del territorio. Via Don Giobbe Rocco, è vero, Via Don Giobbe Rocco ha avuto un fermo dovuto a problemi di natura tecnica e non finanziaria, è vero, appena abbiamo avuto la possibilità di una progettazione esecutiva è stato immediatamente accantonato in bilancio la somma necessaria a poter eseguire il lavoro. Via Group non è stata abbandonata all'idea, e la esiguità, come è stata detta, delle risorse messe in bilancio non sono fatte per dire beh, mettiamo qualcosa per Via Group perché poi se ne pagherà. Sono quelle risorse minime indispensabili a riprendere quel discorso che purtroppo, te lo dico con un esame di coscienza che mi vede sinceramente amareggiato, un'iniziativa che poteva essere condivisa e che era condivisa anche da questo Consiglio Comunale o da parte di questo Consiglio Comunale, non ha potuto trovare soddisfazione perché si è portato l'argomento non sul campo tecnico-politico ma sul campo solo mediatico. Ed è quello che ci fa più male, perché forse oggi se avessimo avuto un pizzico di coraggio in più, e lo dico con un esame di coscienza abbastanza sincero, se avessimo avuto un pizzico di coraggio in più, oggi, anzi ieri, forse via gruppo avremmo potuto restituirla alla funzione della gente.
Purtroppo cambio importante, il nome di cambio fa l'amore, quindi qualsiasi cosa si può fare a cambio al non eco eccessivo, con il coinvolgimento di forze anche esterne che hanno il sopravvento spesso su quelle che sono le idee e le iniziative che potrebbero essere messe in campo. Ma l'attenzione per l'ambiente, la dimostrazione dell'ultima ordinanza fatta ieri per quanto riguarda l'uso della plastica, la testimonianza di quell'attenzione verso l'ambiente, verso il territorio che questa amministrazione ha sempre messo nei 5 anni. Ma ripeto, oggi non è il momento del resoconto, è il momento di spiegare perché il bilancio si è proceduto in questo modo. E il bilancio anche quest'anno ha voluto ricalcare quello degli anni precedenti. Certo, il bilancio me lo insegnate. Può essere cambiato in qualsiasi momento dell'arco dell'anno, dell'arco del quinquennio di chi verrà a gestire l'amministrazione. Ma noi intendiamo, ribadiamo, che anche questo bilancio è stato redatto sulla base di una idea, sulla base di una ideologia che deve mettere davanti a tutto l'interesse della collettività, sia per quanto riguarda il recupero del territorio, sia per quanto riguarda l'assistenza sociale, la partecipazione della collettività alla macchina amministrativa e della macchina amministrativa in favore della collettività. Quindi riteniamo che anche questo bilancio possa avere il suo valore, la sua importanza e soprattutto la sua valenza, perché abbiamo la dimostrazione che proprio, utilizzo un termine proprio, le fotocopie di bilancio che abbiamo approvato ogni anno, visto che ci si accusa di aver fatto sempre le stesse scelte, le stesse programmazioni, le fotocopie dei bilanci degli anni precedenti e la fotocopia di quest'anno hanno dato dei risultati di cui possiamo essere abbastanza fieri, orgogliosi e soddisfatti. Grazie. La parola al consigliere Ciuccio. Io ringrazio Gian Antonino per il sindaco che comunque già con la risposta danno importanza a quando magari si mette in impegno, si legge una carta, magari anche in 24 ore. Questo è stato il tempo per leggere, eccetera. Quindi sicuramente un grazie, chiaramente le posizioni rimangono divergenti anche su piccoli aspetti, tipo per esempio soltanto due notazioni, no? Una per tutte, appunto il problema che ci insiste con le risorse umane per il controllo eccetera eccetera, questo è un problema che hanno tutte le amministrazioni e quindi evidentemente le altre amministrazioni hanno risolto in maniera diversa, per esempio se non so se avete mai sentito parlare di progetti di attività, per esempio, e quindi in effetti questo potrebbe essere una soluzione alla mancanza di risorse che dite voi, non vogliamo parlare di mancanza di risorse, allora dobbiamo ritornare al consiglio precedente quando questo gruppo vi propose di revocare quella delibera per i concorsi perché si era reso conto che altri uffici avevano bisogno di altre risorse, magari anche per questa cosa qua, per dire, e non di altro, ma sono scelte politiche. Le sue ricerche qua. Su Bianco chiaramente io rigetto tutto quello che ha detto il sindaco, che non si è trattato di una cosa mediata, mi sia consentito almeno per quanto mi riguarda, io ero contro quel progetto proprio perché ho portato il conto della Senta dicendovi che fatto in quel modo, dando al Parco Augusto, mettendo il biglietto eccetera eccetera, dando i contributi, conveniva che il comune facesse lui questa data, non un progetto. Dei dati tecnici, economici e non mediatici, quindi mi sia consentito di rispondere all'accusa che era sempre una semplice cosa mediata. Chiaramente sarà stato pure riportato, però i miei argomenti erano argomenti sostanziali. Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli, voti contrari. Votiamo anche per immediata sensibilità voti favorevoli, voti contrari. 14° punto all'ordine del giorno. Deliberazione Consiglio Comunale numero 66 del 2018. Regolamento sanzioni amministrative. Modifica. La parola al vice sindaco Roberto Pozzotto. Sì, allora questo è un adempimento che ci dagli uffici per quanto riguarda la parziale
7 di questo regolamento che avevamo approvato lo scorso anno, e abbiamo già parlato e discusso di questa piccola modifica in commissione sul regolamento qualche settimana fa, alla presenza dei consiglieri di maggioranza e opposizione che sono intervenuti. Tendenzialmente si tratta di modificare il regolamento nella parte in cui prevedeva che in caso di ricorso contro le sanzioni, il procedimento doveva concludersi entro 180 giorni. Abbiamo modificato questo termine, andando invece a riportarci ad un termine di prescrizione quinquennale, così come previsto dalla norma. Quindi si chiede di approvare questa modifica. Ci si aspetta un parere favorevole di tutto, visto che la Commissione aveva già dato un tipo di parere di questo genere. Parola al... Procediamo alla votazione, tutti favorevoli, unanimità, votiamo anche per l'immediata eseguibilità, tutti favorevoli, unanimità. Quindicesimo punto all'ordine del giorno, modifica e integrazione al regolamento comunale per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti negli specchi acquei, denominati Levante e Ponente, in regime di concessione demaniale marittima all'interno del porto commerciale dell'isola di Capri. La parola al vice sindaco Roberto Bozzoni. Sì, in questo caso invece andiamo a proporre una modifica di cui abbiamo discusso anche in questo caso il 1 marzo in commissione. Si tratta tendenzialmente di andare ad adeguare il nostro regolamento ad una sentenza intervenuta nel 2018 che è stata emessa dal TAR Campania, che riconoscendo i diritti del Comune di Capri e anche di altri soggetti intervenuti nel giudizio, ha ritenuto di poter inserire all'interno del regolamento e la possibilità di inserire anche delle barche con licenza a traffico e non solo quelle di porto in particolare. Quindi si riconosce il diritto del Comune di inserire la propria concessione nei propri spazi in concessione 9 barche per il servizio di imbarco e sbarco delle navi da crociera, 2 per gli stabilimenti balneari, 1 barca per il servizio di bigliettazione della Costa Azzurra. Questo tipo di modifica quindi viene recepita con questa modifica la sentenza di TAR Campania, e in più viene quindi adeguato il regolamento alla nuova concessione che è stata rilasciata all'inizio dell'anno 2019. Inoltre sono delle altre piccole modifiche di carattere minore che abbiamo discusso in commissione, per questo si chiede anche in questo caso l'approvazione del regolamento. Sono interventi? Nel corpo della delibera, oltre a modifica del regolamento, vista l'imminenza della stagione turistica, si va a dare mandato ovviamente all'ufficio competente di velocizzare quanto più possibile, sempre prima di stare i termini previsti dalle leggi e dei regolamenti, la procedura per la formazione della nuova graduatoria, nonché si va a chiedere nel frattempo che le procedure siano ultimate di prorogare le assegnazioni già scadute, le assegnazioni precedenti, in modo tale che non ci siano disagi per i cittadini e per i soggetti che sono interessati alla servizio. Parola al consigliere Lembo. Noi sottolineiamo innanzitutto il ritardo con cui viene fatto questo regolamento, perché uno dei motivi di questa sottolineatura è il fatto che in particolare per gli utilizzatori del noleggio per le imbarcazioni,
ovviamente il posto bar. Ora, il fatto che venga prorogato questo, la situazione attuale fino a giugno, e poi a giugno dovesse essere pubblicato un nuovo decreto, secondo me ci abbiamo un caos generale, perché c'è una situazione dove oggettivamente chi in linea teorica, potrebbe avere una nuova assegnazione posto bar, quindi il diritto in particolare a fare il noleggio, si presenterebbe con il posto al riporto di uno che in realtà ha già l'attività di noleggio con lo stesso posto e in realtà non avrebbe più diritto. Cioè è una situazione che senza voler fare nessuna critica, ma se forse è andata troppo avanti, cioè secondo me è una situazione molto molto complicata già di per sé. Poi siamo d'accordo che si recepisca sicuramente questo regolamento e venga messa pace ad una situazione che riguardava alcune categorie che giustamente devono avere i loro spazi. Però il ritardo complessivo dell'operazione porterà a una situazione di difficilissima gestione. E io non credo assolutamente, come stanno le cose, che l'ufficio si tratti entro giugno di far uscire il prodotto. Non ci credo. Non ci credo assolutamente. Non proprio il mio. Sono d'accordo se poi il regolamento, però vi faccio notare che io non sono un'amministrazione, sono una minerale. Vi faccio presente che c'è una situazione reale, oggettiva, cioè molto delicata, complicata. Come devo spiegare? Complicata. Io non ci credo. Posso mettere che non ci credo, anche se lo vedo, chiunque ci sta qua sotto non ci credo. Perché? Non credo che l'ha dettato l'ufficio. No, non ci credo che riesca, che si tratti con il lavoratore e che questo non abbia contenzioso né indifferente. Anche perché, posso dire la verità, io ho sempre chiesto, al di là di tutto, giusto, che in qualche maniera, specialmente sulla zona dove stati voluti, fosse messo in qualche maniera un riconoscimento su che cos'è il noleggio e cos'è il diporto. Ora, io non capisco per quale motivo i continui non possono essere dedicati a noleggio e un ambiente, in modo si capisce nel chiaro chi ci sta sui continui, che fa il noleggio e che fa il noleggio. Queste situazioni, che sono cose secondo me abbastanza elementari, aumentano la confusione su queste situazioni, aumentano, perché purtroppo la verità è che questa attività di noleggio in particolare è diventata un'attività nuova a cui nessuno di noi è preparato, uno sviluppo esponenziale in crescendo, poi non solo per i residenti, ma ci sono anche l'assalto che ora proviene dalla provincia sorrentina e Amalfità, dove addirittura si vengono a prendere anche i viaggi da terra da casa, cioè è una situazione veramente esplosiva. Ora, se non riusciamo a mettere delle regole chiare quando si fanno queste cose, già io potrei dire una serie di appunti che in realtà danneggiano, non è chiaro, per esempio, chi c'è il posto barca nel porto turistico, succede quest'altra parte, cioè ci sono una serie di aspetti che con tutta una buona volontà non si riesce a mettere un punto fermo. Questo è il problema. Per cui secondo me, proprio perché il regolamento continua a contenere che il regolamento si è dovuto un po' adeguare a quello che è nato mano a mano, qua nessuno conosceva quella analisi, però questo problema secondo me aumenterà ancora di più le problematiche di questa situazione. Io non capisco, non parlo degli uffici, ma io ormai a volte non ho più la pazienza di dedicarmi a perdere tempo a parlare con gli uffici, perché più cose sagge ci si dice e peggio è peggio, quindi evito proprio. No? Allora non capisco per quale motivo, però lo consiglio anche la sede che può fare qualche cosa, per quale motivo non si delimita bene le aree, ma in tutto il posto, cioè qua ci sono quelle che fanno il noleggio e qua ci sono quelle che fanno il noleggio. C'è chi frequenta, chi sa, chi va laggiù e c'è la parte, sa questo periodo. Ma voi sapete che
diciamo, un'associazione sportiva in qualche maniera di appartenimento, ha pagato per il terzo anno sempre il posto di un comune che non ha mai avuto mezzo. Perché i posti pienamente occupati, nessuno c'è a dire scusate ma questo posto non è spento. Allora diciamo, se non si creano, secondo me, se non si immagina questa situazione in una maniera diversa, in realtà faremo la fotocopia del caos che gli anni scorsi erano moltiplicati con l'aggravante, la stagione turistica è già partita, con l'aggravante che le persone già depositate che avevano portato giustamente i posti in barca, diciamo, depositati, con quelli che vengono dietro che lavorano davanti, immagino che situazione ci sarà. Questo, diciamo, è giusto fare adeguamento, perché io dico solo che il ritardo in questa vicenda ci penalizza moltissimo, diciamo, lo svolgimento di una situazione che poteva forse essere, forse, io ho dei dubbi anche su questo, gestire in maniera diversa e complicata con la situazione. Il nostro gruppo comunque, adeguandosi, non potendo, diciamo, distinguere il voto, io mi dichiarerò che devo votare per l'adeguamento e contro il regolamento. Ma non si può fare perché è una cosa complicata. Noi, diciamo, per le motivazioni che riguardano, diciamo, a fronte del regolamento che ha fatto l'anno, e noi invitiamo l'amministrazione a guardare bene la situazione, perché noi siamo estremamente preoccupati delle dinamiche che ci sono, anche perché, torno a ripetere, delle cose semplici non vengono ricepite dagli uffici. Semplici. Se domani mattina un consigliere comunale, il sindaco, va laggiù e vorrà vedere quali sono i mezzi da noleggio da di noi, sarà impossibile vedere, non ci capiremo niente. Poi possiamo mettere qualche giurante, le forze armate, i marines, non ci sta nessuno niente. Se non si mette dei punti di chiarezza, si mette chiaro, perlomeno più o meno riusciamo a capire che chi sta su questo pontile ha e il noleggio e c'è questo il simbolo dei paraglioni azzeccato vicino alla tavola. E chi invece non fa il noleggio sta da quest'altro puntino e fa il diporto, e sappiamo che fa il diporto, per cui se c'è un controllo si può fare e non fa il diporto. Ma così siamo combinati malissimo. La parola al vice sindaco Pozzotto. Devo dire che effettivamente mi sento di condividere in gran parte il tuo ragionamento, quello che oggi si porta, tutto è un adeguamento sulla base di sentenze, di esigenze che in questo momento venivano rappresentate e quant'altro, ma dopo 5 anni di amministrazione, di cui ovviamente non mi sono mai occupato in prima persona di questo tipo di problematica, seppur me ne sono tante volte interessato, perché i cittadini, come dire, premono, sono preoccupati, hanno molto interesse, come dire, a che la situazione sia gestita con maggiore serenità, certezza, eccetera. Devo dire che questa è una di quelle materie in cui l'amministrazione di oggi e di domani ha bisogno di strutturarsi, nel senso che effettivamente di garantire quello che il regolamento in linea di principio annuncia è qualcosa di complicato in questa materia. I furbi vanno in qualche modo ovviamente sanzionati, vanno in qualche modo, si fa in modo che venga evitato che riescano a entrare ai contini a danno delle persone che invece sono disponibili ad accettare le regole. Questo è un tipo, ecco, parlavamo delle sfide, questa è un'altra sfida che si deve regolare. Certamente la questione dei contini non può andare così. Oggi noi andiamo a adeguare il regolamento rispetto a una sentenza, andiamo a mettere una toppa rispetto alla questione delle graduatorie per la stagione turistica che ormai evidentemente arriverà, però è evidente che ha bisogno la materia di una ristrutturazione che va al di là del regolamento che oggi andiamo a modificare, quindi su questo io la ricordo. Il problema, secondo me, la parola al consigliere Lempo. Sì, grazie. Il problema, secondo me, è che in realtà al di là di un apparente controllo cartaceo non c'è veramente un controllo su questa faccenda. A me mi risulta, ad esempio, che ci sono sicuramente persone che per esempio hanno il posto nel porto turistico e hanno il posto di Santa Marta. Del regolamento non c'è, intanto c'è. La
Allora diciamo che gli escamotaggi sono tanti e diversi. Allora c'è anche per esempio che ci sono persone che, faccio un esempio, persone che vengono assegnate come diritti individuali e poi invece riportano quelli che non hanno diritti individuali. Cioè il problema in queste situazioni non ha assolutamente un meccanismo di controllo reale, l'abbiamo dimostrato con le guardie giurate, con le famiglie. Questa è questa situazione, oggettivamente, non è insomma, secondo me bisognava, forse o generare tutte e ragionarci in maniera, diciamo, insomma, cose eccetera, ma questa è secondo me è una perdificina. Secondo il mio parere, quello che vedo io, non risolve nessun problema in questo momento, assolutamente. Specialmente nella zona, diciamo, contigua, forse nella zona di là, più diciamo, più o meno, più diciamo, si riesce insomma, più o meno a gestirla. Da questo lato, anche perché, come sono, torno a ripetere un concetto, non c'è, al di là delle carte, di una pianta, non c'è nessuna possibilità di verificare visivamente se diciamo se ci troviamo installato al diritto di spazio. Non ci siamo da nessuna parte. E questa è la carenza di questa situazione qua. Cioè, per cui anche se diciamo perché sarebbe, è interessante questo, che se ci fosse la possibilità di rendere chiaro che io sto là perché mi spetta. Tutti mi possono controllare che sono là perché mi spettano. Il problema invece non è così. Possiamo quindi procedere alla votazione. Voti favorevoli. Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Unanimità. Passiamo alla trattazione del 16° punto all'ordine del giorno concernente il regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente. Abrogazione e regolamentazione adottata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 71 del 2015 ed istituzione nuovo elenco avvocati tra patrimoni del Comune sottoscritto per sezioni contenzioso, amministrativo, civile, lavoristico, penale, tributario. La parola al vice sindaco Roberto Mozzalone. Allora, andiamo a modificare un regolamento che approvavamo nel 2015, con cui per la prima volta individuavamo una disciplina per l'affidamento degli incarichi legali. Si trattava di qualcosa che come amministrazione volemmo fortemente. Ricordo che il regolamento dopo il favore anche del gruppo consigliare di opposizione, perché finalmente si individuava una strada per l'affidamento di tali incarichi che dava la possibilità, come infatti ha dato, di garantire una rotazione dei professionisti con l'obiettivo quindi di dare l'opportunità a tutti i professionisti interessati di poter lavorare per conto del comune, nonché anche quello di tenere sotto controllo le tariffe e quindi poi la spesa che derivava dal forte contenzioso in cui l'ente è coinvolto, come sappiamo. Si tratta di una modifica regolamentare che oggi, o meglio, di una nuova regolamentazione che ha visto che come oggi proponiamo, che è frutto dell'esperienza che in questi 3 anni abbiamo fatto, cioè di valutare effettivamente l'impatto di questo regolamento nel sistema e con una valutazione fatta con l'ufficio affari generali che si occupa dei rapporti con i legali, abbiamo verificato la necessità innanzitutto di non rifarci più ai minimi tabellari tutti del 40%, ma rifarci ai minimi tabellari in modo tale da controllare la spesa. Nel frattempo il decreto ministeriale che individuava le tabelle è cambiato, quindi i medi erano diventati effettivamente più elevati rispetto a quando approvammo il regolamento. E in più si va a fare una modifica sostanziale su quelle che sono le specializzazioni degli avvocati, cioè quello, il ragionamento che abbiamo fatto è non più distinguere semplicemente il civilista dal penale all'amministrativo, ma andare a individuare anche altre forme di specializzazione, quello in materia lavoristica e in materia tributaria,
E mentre nel regolamento, così come avevamo impostato nel 2015, davamo l'opportunità a tutti gli avvocati di poter dichiararsi specializzati in ognuna delle materie, in questo caso noi diamo il limite massimo di 2 specializzazioni da indicare, in modo tale che abbiamo la sicurezza che quando avviamo l'incarico legale il professionista incaricato sia proprio un professionista specializzato in quella materia. In commissione il consigliere Ciuccio, per quanto riguarda il tributario, aveva proposto effettivamente di inserire anche gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, in quanto davanti alle commissioni provinciali e regionali sono anch'essi nelle possibilità e nelle condizioni giuridiche di poter rappresentare un cittadino. L'ufficio giustamente faceva notare che questo regolamento serviva ad istituire un albo di legali, fermo restato, come abbiamo visto anche nel corpo, vediamo nel corpo della proposta, che visto che la legge dà la possibilità ai commercialisti di effettuare questo tipo di attività presso le commissioni, noi ci riserviamo e diamo il consiglio dato del mandato che in caso di contenzioso tributario davanti alle commissioni è possibile veramente scegliere anche un professionista esterno, fermo restando che i regolamenti vigenti danno questa funzione fondamentalmente all'ufficio ragioneria e al suo capo settore. Quindi per le motivazioni che ho detto, per la sull'argomento in commissione del regolamento abbiamo fatto lo scorso 1° marzo, chiediamo l'approvazione delle modifiche della modifica regolamentare così come proposta. La parola al consigliere Ciuccio. Grazie. Quindi allora noi ribadiamo questa cosa dei commercialisti, speravamo che effettivamente nel regolamento, perché penso che quello è legale, però in effetti se poi vediamo l'aspetto tributario, quindi sicuramente si può tenere conto di questa cosa, anche perché diciamo che è difficile, forse solo per grandi temi che si trova l'avvocato tributarista, insomma. È chiaro che una commissione tributaria è più facile da arrivare a un commercialista. Però con il capogruppo avevamo un'altra proposta eventualmente da proporre stamattina. Si tratta di questo, Roberto, all'articolo 5, in effetti il regolamento è fatto giusto, è fatto anche diciamo con grande imparzialità, però l'articolo 5, quando parla delle condizioni, eccetera, come ultima causa, dice a parità di condizione si procede al sorteggio. Noi vorremmo proporre l'articolo 5. Noi vorremmo proporre, questo per diciamo, dare un segnale ai giovani, vorremmo proporre se fosse possibile, gruppo di minoranza, se è possibile sostituire le parole anziché sorteggio, mettere magari in caso di parità favorire il più giovane avvocato. Questo per dare un segnale ai giovani che magari hanno più difficoltà a prendere incarichi. Articolo 5, io ce l'ho qui. Allora, aspetta un attimo. Non ricordavo l'articolo 5. Ah, ok, pensavo che ce l'avete detto davanti. No, l'articolo 5. L'articolo 5, l'ultimo punto, dice in caso di parità di condizioni andrà seguito l'ultimo alfabetico della rotazione. Io proporrei, se siete d'accordo, per dare un segnale ai giovani. No, dice, no, in caso di parità. Non certo è la questione del sorteggio. Hai detto sorteggio? Hai detto modo, no? In caso di rotazione. Ordine alfabetico e rotazione. Allora io quest'ultimo punto, cioè in caso di parità di condizioni vorrei dare la possibilità al più giovane, per dare un segnale ai giovani, insomma, che magari hanno più difficoltà a prendere incarichi. Poi Roberto, io ti volevo fare un'altra domanda. Noi siamo sicuri questa commissione. Questo è dato che non c'è, è tecnico,
perché hai dato la proposta è tecnica, perché hai parere tecnico. Ma tu devi dare se c'è qualche controllo, qualche nuovo con qualche cosa. Ma dice tanto la direttiva, questo che sta succedendo, il criterio della protezione. Credo sia un criterio che sta messo normativamente. Verificato, questa è la mia proposta, verificare se volete. Se in grado di mettere questo caso, se è in grado di subito il parere, magari sì, ma io non mi voglio fare come chiamare mai. Questa è una cosa. Si può fare un po' di capitale, diciamo che noi abbiamo bisogno di approvare questo nuovo perché per la divisione delle tariffe. Noi potremo anche trovare oggi il regolamento così come sta e nel prossimo video lo dobbiamo fare e quindi possiamo fare questa verifica. Va bene. È una proposta tecnica. Mi sembra recepibile. Verificando la fattibilità. Se la mette a verbale con la raccomandazione di verificare al prossimo Consiglio Comunale. Consiglio Comunale la possibilità di. Di proporre questo emendamento, però per una domanda invece tecnica, ci siamo effettivamente, giustamente il parere tecnico ci sta, ma sul fatto delle tariffe, proprio su questo fatto delle tariffe. Se la variazione come dire, anche la perché
c'è una bocca di testa che indica gli uffici come devono operare. Stabilisce delle norme, vi porto anche le tutele. Purtroppo no. Purtroppo no. Ciò non significa che non devono imparare, mi spiego. Non significa che non devono imparare con liberare. Sto soltanto dicendo che potete votare ciò che volete, potete stravolgere, potete determinare ex novo il contenuto delle norme regolamentari. Bisogna però essere chiari che l'atto non è più un atto tecnico, ma siete liberi, il consiglio comunale, non il singolo consigliere, il consiglio comunale è libero e sovrano di votare ciò che richiede, di liberare ciò che richiede nell'ambito ovviamente delle norme regolamentari. Non voglio prolungarmi nella discussione, voglio chiedere di pomeriggiare. Quindi possiamo procedere alla votazione dell'approvazione. Quindi votiamo per l'emendamento. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo adesso per l'approvazione. Voti favorevoli? Unanimità. E immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno concernente il regolamento dei canoni enfiteutici. Parola al sindaco. Sindaco, io... La parola al consigliere Giulio. Il nostro gruppo, guarda questo, volevo proporre se potevamo rinviare questo argomento perché era... Ne volevo anche discutere perché diciamo, l'ufficio ha proceduto a delle modifiche secondo quello che gli indirizzi della commissione.
non tutto è stato recepito, quindi secondo me dovremmo fare un incontro anche con l'ufficio, magari in commissione, eccetera, per far capire quali erano meglio, quali erano gli indirizzi che la commissione stessa diede. Penso che valga la pena, appunto, perché io avevo anche apportato le modifiche, loro avevano dimenticato fisicamente di riportare delle cose, perché alcune cose le avevano modificate, ma con la nota e non con la cosa, perché c'erano un paio di punti che potrebbero essere effettivamente approfonditi. Abbiamo sui termini, tutte quelle cose che abbiamo detto in commissione, che poi giustamente noi abbiamo scritto tutto nel verbale, ma soprattutto quei termini per chiarire bene che significa livello, che significa censo, che significa. E qua appunto parlavamo appunto di affermazione dei livelli, poi dentro parliamo di altre cose, eccetera. E poi quella storia di quel famoso articolo 4, comma 3. Dobbiamo approfondirne, però lo hanno già messo così in nuovo. Questo come l'hanno impostato in nuovo, mi è sembrato di capire. Però comunque non c'entra, la storia della rete, non vedo che cosa c'entra la rete di questo. E soprattutto mi domando perché altri comuni, compresi il comune di Aracati, che poi ho detto appunto questo è il nostro ricalca con il comune di Aracati. Il comune di Aracati a sua volta l'ha presa da altri comuni, giustamente non si sono preoccupati di questo aspetto qua. Cioè, voti favorevoli a rinvio della domanda in questione, unanimità. Alle ore 13:15 dichiaro conclusa l'odierna seduta.